meraviglioso, fermo là. Mario da Brescia, vai. Mario da Brescia. Pronto, Parenzo, voglio parlare con Parenzo. È qua, dimmi. Non c'è, è andato via. No, torna dopo, no, dimmi, torna dimmi. Più tardi. Che io per un'esperienza mia personale ho grande rispetto per il lavoro delle puttane. Lo ritengo un lavoro socialmente utile. Sì, assolutamente. Perché va a tranquillizzare, diciamo così, le persone sole che non hanno la possibilità. Sì, non solo, non so, lavoro socialmente utile, hai detto bene, un lavoro socialmente utile, assolutamente. Ma anche persone sposate che non hanno più nulla nella moglie. Assolutamente, la mia esperienza personale. Cosa vuol dire? Non trovano più niente nella moglie, vogliono restare con la moglie, scopano con le prostitute, che male c'è? Ma è la normalità, è quello che avviene quotidianamente, che bisogna pure a un certo punto sdoganare con le parole, con i fatti, raccontando le cose, lo sappiamo tutti, ma è così, dunque il valore sociale di una prostituta e pace sociale, la famiglia, non c'è dubbio, ma è tutto, cioè è inutile, queste cose quando vengono dette fanno scandalo, è così, la famiglia viene mantenuta, anche l'esistenza della famiglia, la chiesa dovrebbe ringraziare le puttane, è inutile che i preti fanno le battaglie contro le prostitute, i preti se hanno a cuore la famiglia, a te che è successo Mario, scusa? La mia esperienza personale è che io soffrivo di eiaculazione precoce. Avevo paura nell'affrontare la donna, ragazze che conoscevo, perché avevo paura di fare brutta figura. Io andando con le puttane mi sono sbloccato. Sua moglie è legittimata ad andare con un altro, ad esempio, allora, no? Sì, sono sposato. Fidanzata all'epoca. Va bene, quello che è, insomma. Quello che è. Comunque voglio dire una cosa, caro Mario, a te ti hanno cambiato la vita nel senso che ti hanno guarito dall'eiaculazione precoce. Esatto, un po' strana questa cosa. Come cazzo hai fatto? Cioè, uno ce l'ha pure con le prostitute l'eiaculazione precoce. Sì, però ho preso più sicurezza di me stesso. Perché è un conto fa brutta figura con una puttana che non conosco, è un conto fa brutta figura con delle ragazze che invece conoscevo, che potevano male spargere. Con quante prostitute sei dovuto andare prima di... Io sono un puttaniere. Tu sei un puttaniere, dunque sei andato con tante prostitute e queste prostitute in qualche modo ti hanno guarito dall'eiaculazione precoce. Sono felicissimo, vado anche con trans. Scusami Mario, però voglio capire, sei fidanzato, non sei fidanzato? No, io sono solo. Sei solo. Non faccio del male a nessuno. No, però voglio capire, tu vai pure con i trans? E perché vai con i trans? Anche con i trans, è roba buona però. Che vuol dire roba buona? Carini, belli. Bravi a fare, quello non c'è dubbio, lo dicono tutti che sono molto bravi sessualmente, perché naturalmente è la loro specialità, campano con possiamo quello. Possiamo andare nei particolari? Ho detto no. I pompini che fanno i trans, tante donne se lo sognano. No, questo mi sembra. Lo fanno con amore. È un po', Mario. Questo qua, devo dirti la verità, è un po' un luogo comune. Questa roba qua lo ripetono in molti. Trans fanno dei pompini straordinari. Perché dovrebbe essere straordinario, più straordinario il pompino di un trans rispetto al pompino di una donna? Insomma, ragazzi, non c'è motivo. E chiaramente chi lo fa di mestiere ci mette anche quello per avere, no? Per salire di livello. Attenzione, Cruciani, la donna puttana lo fa solo per i soldi. Il trans lo fa per i soldi, ma lo fa anche per una scelta di vita, un piacere personale. Ci mette quel tanto in più. Tu dici, secondo me è uguale come nelle professioni, c'è chi ci mette il cuore, c'è chi non ce lo mette, c'è chi ci mette, intanto sottofondo possiamo sentire, come dire, una base musicale abbastanza chiara, però Mario, c'è la divisione che c'è nel lavoro, c'è chi ci mette passione, non c'è la differenza tra il trans, ci mette più amore nel pompino e la donna, la compagna. Ti dico solo i tempi. Io pure scusami Mario, però posso dirti, io ho avuto fidanzate che facevano dei pompini meravigliosi e delle fidanzate che facevano dei pompini normali. Fidanzate, compagne, eccetera, alcune facevano dei pompini normali, anche con qualche, come dire, difficoltà, con una tecnica non sopraffina. Altre invece erano delle bombe da questo punto di vista. Che ti devo dire? Cioè, lì è una questione di passione, e anche lì insiste ancora questo tappeto. Ma anche i tempi con una donna
quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, mamma con un transit che si trattiene anche mezz'ora. Ma ho capito, ma anche lì, mamma anche mia, lì dipende. Mamma mia, avete perché, mamma svenduto mia? La radio ai transessuali, una cosa interessante. Ma perché, mamma mia? Svenduto a Porro e svenduto ai transessuali. Ma dove vive? Ma dove vive Parenzo? Insomma, ma dove vive? Sì, in vive mondo nel mondo, vive? Nel mondo dell'iperuranio. E facendo, scusami, Mario, considerando una settimana, quante volte? Io spero che sua moglie ascolti la sua amica. Ma non ha moglie, è stata da solo. Te ho l'ha detto, spero che la è da solo perché è un disadattato. Ma no, perché è un povero disadattato. Scusami Mario, voglio capire una cosa. In una settimana quante volte vai? Cioè, ormai sei dedito ai trans oppure vai anche no, con... No, cioè, alterni, alterni. Donne trans, ma anche donne di colore. Io vabbè, che c'entra anche donne di colore? Cosa vuol dire? Anche donne di colore. Ho una donna di colore bravissima, gentilissima. Ma certo, ma cosa vuol dire? Mi ricordo Verdone, pure gole negre. No, ti ricordi Mario Brega straordinario, cioè. A un certo punto credo che sia comunque chiamano qui una caterva di ignoranti incredibili, bisogna dirlo anche questo. Fai una distinzione una distinzione tra ignoranti non ignoranti, una cioè. Caterva di somari di somari. Pure con le negre, vai, pure con le negre, vai dicendo che facevi la parola.